veniamo alla domanda fondamentale su chi è Dio. Dio è il potere assoluto di una potenza zero posta sulla base di ogni possibile ente che sia un numero diverso da zero. Quindi è all'origine del complesso tra quanto esiste come ogni n ed ogni potenza zero della stessa n elevato a zero, che poi è uguale al prodotto tra i due inversi n elevato a meno 1 e n elevato a più 1, tanto che il vero Dio è il fondamento assoluto uno e trino poggiato su ogni valore numerico diverso da zero. Questo è Dio, come è veramente dimostrabile dalla relatività generale espressa nel suo assoluto fondamento. Insomma, Dio è ogni possibile forma assumibile dall'essere e definibile all'interno dell'essere. I filosofi, infatti, si sono sbizzarriti a definirlo in tutti questi modi: entità superiore dotata di ogni perfezione, può essere inteso sia come causa causante, da cui il creazionismo, sia come semplice ordinatore del caos primordiale, vedi Demiurgo, sia come il principio da cui provengono gli altri esseri, i quali si appropriano di parte della sua vitalità, emanatismo. Egli può essere concepito come persona libera, intelligente, dotata di volontà e trascendente il mondo, da cui il teismo, oppure come coincidente con il mondo stesso, di cui è l'anima o il soffio vitale o la sostanza, immanenza, ossia panteismo. Gli si attribuisce un'azione regolatrice e motrice delle cose e sugli spiriti, provvidenza, oppure gli viene negata ogni possibilità di intervento nelle vicende terrene. Può essere considerato come assolutamente unico, ebraismo, cristianesimo, islamismo, oppure come un duplice principio antitetico al proprio interno, bene e male, tenebre e luce, da cui dualismo, manicheismo. Circa la sua conoscibilità da parte della ragione umana, si può pensare a una dimostrazione basata sull'esistenza del mondo, prove cosmologiche dell'esistenza di Dio o a posteriori, oppure basata sull'esame del concetto stesso di essere perfetto, prove a priori, prova ontologica, argomento cosmologico. Si può inoltre affidarne il riconoscimento a motivi irrazionali, fideismo, o richiamarsi a una determinata tradizione religiosa, tradizionalismo, o infine porlo come fonte e oggetto d'amore, misticismo. Le istanze negative proprie dell'ateismo, di alcune correnti della filosofia moderna, marxismo, storicismo, esistenzialismo, hanno sottolineato l'urgenza di abbandonare una concezione troppo sacrale e dogmatica di Dio, il Dio tappabuchi di cui parlò Bonhoeffer, in favore di un ideale più critico di trascendenza, oppure per rivendicare all'uomo il primato dell'universo, umanesimo ateo. Invece la verità assoluta di Dio è proprio quella unità e trinità che egli descrisse nel Padre, Figlio e Spirito Santo. Sottoponiamo a giudizio critico tutti
i modi con i quali Dio è stato concepito, per metterne in relazione il limite. La visione secondo la quale Dio è la causa creante è relativa all'effetto creato. Non può esistere solo una causa se non esiste un effetto relativo alla causa. Non può esservi un padre se non vi è il figlio. Ma non può esservi la combinazione tra i due effetti uguali e contrari del creatore e della creatura se non vale l'unità assoluta data dal prodotto tra il creatore, il padre, e la creatura, il figlio. Quindi la causa creante è un tutt'uno con l'effetto creato, un tutt'uno legato proprio all'unità della potenza, ossia all'onnipotenza, che è veramente onnipotenza quando la potenza della causa creante è anche idonea ad essere presente e contenuta nell'effetto creato. Vediamo come è relativo il modo di vederlo come un semplice ordinatore del caos primordiale. A questo punto Dio non è più l'essere totale, assoluto e omnicomprensivo, perché oltre di lui è posto in essere il caos primordiale. Ma Dio è sia l'essere assoluto, sia tutto l'essere in atto, in un ordinamento onnipotente che comprende in esso lo Spirito Santo dell'unità, la causa assoluta nel Padre assoluto e l'effetto assoluto nel Figlio assoluto di quella causa. Quindi il Demiurgo è una visione delimitata al caos e quindi non è una visione assoluta. Vediamo Dio quando è giudicato il principio da cui provengono gli altri esseri, i quali si appropriano di parte della sua vitalità. Non è così. È l'essere unito a tutto quello che è il non essere originario di un atto creativo del Dio Padre. Quindi Padre e Figlio, Dio assoluto e ciascuno di noi enti relativi, siamo un tutt'uno determinato dall'onnipotenza assoluta a fondamento della nostra impotenza assoluta. Solo così si ha l'onnipotenza, quando un gran Signore può accettare di mettersi a servizio assoluto estremo dell'impotenza, mettersi in croce nel limite, senza patire assolutamente niente a causa di quel limite. Vediamo i limiti della concezione di Dio quando è concepito come persona libera, intelligente, dotata di volontà e trascendente il mondo. No, non può trascendere solamente il mondo. Deve essere anche il mondo, anche se è un principio assoluto che trascende il mondo reale, come proprio quanto tutto è in atto e ritorna a essere tutto in potenza, ma è anche il tutto in potenza che è uguale alla forma interamente in atto, contrapposto come padre e figlio all'interno di una visione trinitaria della realtà profonda che noi chiamiamo Dio.